Double Face, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di Amnesia, The Dark Descent. Dobbiamo trovare degli ingranaggi per far funzionare uno strano macchinario legato alla pressione che ci permetterà di rimettere in sesto l'ascensore. E, ok, sì, guardo subito l'ora per capire quando è che dovrò stopparmi. Ah, pensavo di non passarci. Si abbassa, si abbassa, si abbassa e si rialza, incredibile. Da qualche parte devo averlo lasciato quell'ingranaggio antico. Ormai ho preso che sputo, tra l'altro. Cosa di sbagliato. Ho preso la fissa di chiamare ingranaggi antichi, quindi ormai li chiamerò sempre così. Voi aspetto a tirarvi. E boh, io li avevo visti. Erano qui in giro da qualche parte. Ora se non li ritrovo, pazienza. Che ci devo fare? Questo mi porta indietro, vero? Sì. Allora sono qua in giro. A meno che non li abbia gettati da qualche parte e fatti compenetrare nelle pareti, cosa che spero di non aver fatto. Qui. Eppure non è che sono ingranaggi minuscoli. Sono piuttosto grandi, quindi se ci sono... Eccoli, esatto, li dovrei vedere. Vabbè, questo era anche un po' nascosto in realtà, però ci siamo intesi. Eccolo l'ultimo, ok. Allora, vi porterò entrambi. Uno, vieni qui, e due. Wata. Scivolano in basso. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, ok. Vai laggiù e vieni anche te. Piano piano vi porto entrambi, non vi preoccupate. Così, 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 con l'ingranaggio fa così. Così, così, con l'ingranaggio fa così. Meno male che si inseriscono da soli, perché farlo da soli sarebbe stato un parto. Ma vi immaginate metterli per bene? Ok. A questo punto posso tirare la leva. Mi immagino. No. Che vuol dire bisogna tirarlo? Una nota che non avevo visto? 17th of July, 1839. Eccolo l'ultima. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Quindi questo spirito che si è portato per sbaglio, immagino, dall'Africa, perché poi mi dite, cioè voi no, immagino, perché siete più buoni di alcuni dei miei insegnanti, ma non si dice Africa, si dice Africa. Sì. Questo spirito che si è portato, insomma, dal Congo, che poi probabilmente non sarà nemmeno in Africa, ma vabbè, che si è portato dall'Africa, ok, lo sta perseguitando. Perché vado così lento? Ok. E ha ucciso le persone vicine a lui, comunque, alle quali lui voleva bene. E non si capisce bene perché. Allora, e siamo andati da questo barone per cercare di avere delle risposte, quindi magazzino, ma c'è... giusto. Notte mi sembra dovessimo andare. Minchia, devo scenderle una ad una. Promemoria, attrezzatura, macchina. Ma dove sono? Nel magazzino? Perché se no è un casino. Minchia. No, volevo le istruzioni per l'ascensore. Se l'ascensore si guasta di nuovo, assicurarsi di utilizzare la macchina a vapore. Non ho capito. Regolare le leve per ottenere la giusta quantità di pressione. Allora, questo l'ho capito. Fermi tutti. Questo l'ho capito, forse. C'erano dei numeri romani sopra e sotto le leve, quindi
se li metto entrambi affinché la somma sia 8, magari qualcosa posso anche fare. Qui serviva roba che non si è capito cosa. Cacciavite di prima. No, le sbarre non erano qua, saranno di sopra, mi immagino. Però mancano due leve. Se sono nel magazzino, nella parte alla quale non posso accedere, sono del gatto. Come cazzo fo? Non saprei dove andare, se no. Allora, parte questa, sì, esatto, accendiamola. Questo l'avevo già aperto, mi immagino. Non sono nemmeno qui, allora stanno ancora più sopra. Lì mancano due leve, però non so dove metterle. Non ne ho idea. Cioè, non so dove andarle a trovare, scusate. Dove metterle, sì, lo so. Il problema è che non so dove trovarle. E se sono nel magazzino, siamo fottuti. Non erano qui, eccole. No, aspetta, aspetta. Ah, ok, c'è la lanterna, quindi ottimo. Pressione, allora, 3, 3, 5, 1. Allora, è un piccolo enigma, niente di troppo complicato. Se io fo... No, ho sbagliato, cioè devo usare l'altro stick. 8. Perfetto. 1. 5. Ed... giusto così, sì. 8. Il flusso è uniforme e stabile, vedete? Quindi, fin dove arriva? Fino in basso, immagino. Il problema è che mancano delle leve. Anche se questo scorre. Passa sotto, bastardo. Sarà... dove va a finire il canale di scorre? Dove va a finire la pressione che ho messo? Ma anche di meno, grazie. Sì, sì, non, no, non sono disposto ad ascoltarvi, testimoni di Geova, quindi per favore andate via, grazie. Matteo non ci vuole aiutare, intanto ce ne sono a bizzeffe, ma non sembrano disposti ad aiutarci. Qui comunque sono il re del mondo. Ah, qua c'è una luce, quindi la accendiamo. Proviamo adesso, anche se non credo che sia cambiato molto. La pressione c'è, ma il resto non credo. No. Che fastidio. Ma scusa, se io ci metto una scatola, che ovviamente non posso metterci, no? Vabbè, proviamo una cosa stupida. Questo lo utilizziamo, boh, da qualche... No. Ci sarà una qualche parte in cui possiamo utilizzarlo? No. Ma che palle, dai! E allora è... boh. Sbagliato. Cioè... note. Notare che ci sono solo due sbarre di ricambio immagazzinate per l'ascensore. Se c'è scritto immagazzinate, saranno in magazzino. Assicurarsi di scartare solo quelle duramente danneggiate e tenere le altre nelle stanze interne, nel caso in cui si rompano di nuovo tutte e tre. Ma io non ho capito una cosa, il trapano che mi serve? Perché l'ho preso qualche episodio fa, ma ancora non l'ho utilizzato. Questo è un problema, insomma. Raccolto sbarra circolare, ma è... ma lo lascio anche qui, nel senso, ma non... forse... ma... aspetta, aspetta, aspetta. Grazie, treno. Però forse ho un'idea... che in realtà sarà sbagliata, molto probabilmente, però... Allora, assicurarsi che il flusso sia impostato secondo la seconda tabella. Funzioni, impostazione, sbarra triangolare. Sbarra di ampiezza a 4 fasi, ciclo flusso vapore completo. Sbarra di ampiezza a 4 fasi? Ma che vuol dire sbarra di ampiezza a 4 fasi? Questo è triangolo.
Porca troia. Sbarra di impo... 4 fasi. Non so dove andare a guardare. Cioè, ripeto, o nel magazzino, ma mi sembrava si fosse esplorato già tutto, o da qualche altra parte che non conosco. Qua giù non devo fare nulla. In realtà sì. Forse questo... Aspetta, aspetta, posso... Se questo è del carbone, perché non mi sembra tanto dalla texture, forse qualcosa lo posso effettivamente fare. Ok. Questo ci entra, quindi potrebbe anche essere. Ok, no, ha senso forse. Usavano le pale giustamente per... Ok. Vediamo, eh. A questo punto mettiamoci tutto quello che ci abbiamo. Beh, no, vabbè, ora tutto no. Mettiamocene 3. Che tutto mi sembra un po' eccessivo. Ah, ecco, infatti, ne bastavano 3. Sì, di solito ne bastano sempre o 3 o 5, quindi... Posso anche tirare la leva ora, eventualmente? E allora che m'è servito fa sta roba? Sentiamo, no, sentiamolo, sono veramente curioso. Dove cazzo va questo macchinario? Minchia, ragazzi, io ce la sto mettendo tutta, però, eh. Perché non parti? Il macchinario ha bisogno di più lavoro. E ho capito, come te lo do il più lavoro? Guarda qui, tutto funziona tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Tutto funziona e te no. Mo, dimmi te se ti sembra normale. Ecco, vedi come raccatto bene la roba? Boh, a questo punto che cazzo volete che faccia? Nel senso, posso aprirlo questo? Sì, ma... Va bene anche chiuso. Forse di sopra devo fare qualcos'altro? Che palle. Devo premere Y, allora. Istruzioni per l'ascensore. Assicurarsi che il posto sia impostato secondo la seguente tabella. Funzioni impostazione sbarra triangolare, sbarra di ampiezza a 4 fasi, ciclo flusso vapore completo. Allora servono tutte le sbarre. Nel senso, cioè, se c'è scritto non dà la configurazione. E allora niente, servono delle altre sbarre. Va bene, ci vedremo nella prossima parte dove spero di sapere cosa andrà fatto. Ragazzi, qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo al prossimo episodio. Peace!